nel basket italiano. Io sono venuto negli anni 60, 73, alla Virtus Bologna, e avevamo in pre-campionato un'amichevole qui. Abbiamo giocato, invento io, Flavio, non mi ricordo neanche la partita precedente, Torino, invento io, ok? E abbiamo vinto la partita. Allora, il giorno dopo dovevamo giocare a Casale, qui, allenatore Vittorio Tracuzzi, ex allenatore della Virtus, quindi grandi legami lì. Allora, io, essendo proprio, non so, ubriaco o qualcosa, ho detto al quintetto base: avete giocato ieri sera, potete andare a Bologna. Flavio, ho fatto questo, ok? E vado io a Milano a visionare il trofeo Lombardia con il mio vice allenatore Ettore Zuccheri, con il secondo quintetto, è venuto qua Tracuzzi, molto più sveglio di me, ha detto: ridiamo tutti i biglietti, il costo del biglietto a tutti i tifosi, hanno giocato la partita lo stesso. Questo è il... Quindi Casale mi rimarrà qui come la prima grande lezione di professionalità. Poi ovviamente seguo con interesse, perché avendo allenato a Milano si segue tutto il basket della provincia, dell'Interland, noi diciamo, e diciamo dintorni a Milano, anche se questa è metà strada, Milano-Torino, e quindi lo seguo queste cose con grande interesse. Voglio complimentarmi con voi per il libro. Io sono appassionato di questi libri, ne ho uno da Varese, fra l'altro, due da, che hanno fatto a Varese, Udine, Rayer Venezia, Virtus Bologna, ne ho tre, Fortitudo Bologna, Benetton Treviso. Nella mia, in casa mia c'è una bacheca, lì c'è con mensa dove tengo tutti questi libri, questo va dentro come nuovo arrivato, perché io divento matto, non so per voi, per le fotografie è bianco e nero, e queste cose sono veramente... e avete fatto, non vi rendete conto che chi ha fatto il libro ha sudato sangue e ha lavorato, cioè, giorno e notte per trovare queste fotografie e metterle lì per voi. Questo è il vero capolavoro. Scrivere, tutti noi sappiamo magari metterci davanti al computer, la macchina a scrivere, trovare le foto è come fare la guerra termonucleare, ok? Quindi non è una cosa facile per niente. Quindi complimenti a Casale, ai 50 anni, a chi ha fatto il libro. E ovviamente il mio bocca al lupo per voi per il campionato, anche se solo consulente Venezia, noi non veniamo in Serie A, voi avete molta più possibilità di noi, eccetera. Quindi se non possiamo venire noi, spero che venite voi. Tutto qui.